È un piacere iniziare la puntata di questa sera, una puntata speciale di Bergamo in diretta, con una constatazione una volta tanto positiva. Bergamo è una città bella, Bergamo è una città ricca dal punto di vista delle proposte culturali. I bergamaschi non si accontentano e in tanti sono intervenuti per un nuovo modulo di Ecolab, il progetto voluto, lanciato dall'Eco di Bergamo con importanti partner, parliamo dell'Università degli Studi di Bergamo, Ipsos. I bergamaschi vorrebbero una città ancora migliore dal punto di vista della cultura. Di questo parliamo questa sera, in quella che è l'ultima puntata della stagione del nostro appuntamento. Buonasera, benvenuti a voi, grazie agli ospiti che sono con noi questa sera, che vado subito a salutare ringraziandoli naturalmente per aver accolto il nostro invito. Do il benvenuto al direttore dell'Eco di Bergamo, Giorgio Gandola. Buonasera, Buonasera, direttore, grazie per buonasera a voi. essere con noi. Benvenuto e grazie per aver accolto il nostro invito a Maria Cristina Rodeschini, responsabile dell'Accademia Carrara e Gamec, direttore. Grazie per aver accolto il nostro invito. Rivolgo un saluto e un ringraziamento a Francesco Bellotto, direttore del Bergamo Musica Festival Gaetano Donizetti, Buonasera. a Simone Facchinetti, curatore del Museo Bernareggi. Buonasera. Buonasera. E buonasera a Claudio Visentin, direttore della Fondazione Bergamo nella Storia. Buonasera. Partiamo immediatamente con quella che è diventata ormai una tradizione. Alcuni studenti dell'Università degli Studi di Bergamo hanno molto attivamente partecipato al forum e alle tante attività che sono presenti sul sito dell'Ecolab e hanno poi elaborato i risultati di questa loro indagine. Come sempre ci aiutano a scoprire quali sono gli argomenti che andremo a toccare questa sera con i nostri ospiti. Li vediamo subito insieme. Buonasera a tutti. Eccoci arrivati al quarto modulo tematico del progetto L'Ecolab. In questo mese abbiamo parlato di Bergamo, esaminandone il suo essere città bella. Dunque si è parlato di arte, di cultura, di spettacoli, di intrattenimento e molto altro. Abbiamo provato a vedere quali sono i punti di forza di Bergamo e della sua provincia e quali sono invece gli aspetti che andrebbero migliorati. Per fare tutto questo abbiamo chiesto il parere di alcuni esperti, ma i temi da affrontare erano veramente molti. Così abbiamo deciso di iniziare il nostro percorso introducendo sul blog la tematica artistico-culturale. A tal proposito abbiamo intervistato la dottoressa Rodeschini, direttrice della Gamec e dell'Accademia Carrara, la quale ci ha offerto interessanti spunti riguardanti soprattutto il patrimonio che Bergamo possiede già. Abbiamo poi proseguito allargando il campo di discussione grazie all'intervista fatta alla dottoressa Roberta Garibaldi, delegata per il turismo presso il Comune di Bergamo, con cui abbiamo esaminato più a fondo il legame che intercorre fra la bellezza del nostro territorio e la sua fruibilità. Da tale confronto è emersa la constatazione di quanto Bergamo stia già facendo per promuoversi ed aprirsi all'Europa. Gli appuntamenti a cui la città si sta preparando sono veramente importanti. Si tratta di Expo 2015 e della candidatura Capitale Europea della Cultura per il 2019. Questi obiettivi, che ora sono a breve e medio termine, serviranno a Bergamo per mettersi alla prova e come stimolo al continuo miglioramento. Ora si sta lavorando tutti ed in questo filone ci inseriamo anche noi del progetto Ecolab per dar forma alla Bergamo del futuro. E così stanno facendo anche molte altre città. A partire da quelle italiane, in lizza per la candidatura del 2019, come ad esempio Mantova e Ravenna, ne abbiamo considerate anche altre estere, fra le quali le capitali bulgare, che parallelamente a quelle italiane ricopriranno il ruolo di guida culturale europea. Abbiamo approfondito tale punto con il professore di filologia slava Trovesi. Bergamo dunque su cosa può puntare? Oltre al patrimonio artistico, abbiamo parlato delle sue bellezze verdi, approfondendo tale argomento con il presidente del Parco dei Colli, Lucio Marotta. Abbiamo ricordato l'importanza della nostra cucina tipica, dell'enogastronomia di qualità, intervistando anche Chicco Corria, famoso chef bergamasco, ed abbiamo tentato di porre alla vostra attenzione la grande quantità di autori, di personaggi storici, passati e presenti, che hanno fatto ed ancora costituiscono la storia e la grandezza di questa città. In questo mese abbiamo raccolto anche i pareri di molti cittadini e di alcuni stranieri. Da questa intervista emerge il fatto che la maggior parte di loro sono in accordo con noi nel dire che le bellezze di Bergamo sono presenti e, come ci hanno presentato magistralmente la dottoressa Casti e Bonadei, andrebbero solamente valorizzate al meglio. Ma il processo è ormai pienamente in corso d'opera. Ringrazio gli studenti dell'Università di Bergamo, alcune studentesse sono nostre ospiti, poi parleremo naturalmente anche con loro per non solo il lavoro fatto questa sera, ma per il grande impegno profuso per tutta la durata di Ecolab, che tra l'altro continuerà, ve lo dico sin d'ora, anche nei mesi estivi. Direttore, il punto di partenza è molto buono, è positivo, perché la nostra città è bella, appunto, questa è una constatazione, un'affermazione.
al di sotto di questo titolo però e di questo cappello andiamo a scoprire tanti elementi che fanno parte della nostra natura, del nostro modo di essere, talvolta anche contraddittori, certo, però molto stimolanti. Com'è andato questo incontro con i cittadini e i lettori? Beh, mai come questa volta un magma di elementi. La città bella nasconde moltissimo, soprattutto nasconde una doppia identità, come il dottore Jekyll, Mr. Hyde, Giano Bifronte, cioè una Bergamo dalle tante sfaccettature, ma soprattutto direi sempre con immagini allo specchio, cioè antica, moderna, culturale, industriale, ma anche fisicamente, città alta, città bassa, lombardo-veneta con uno sguardo su Milano, ma con la tradizione, la storia e le radici no, nella Serenissima. Insomma, queste contraddizioni, queste identità sono uscite prepotentemente. Chi ha partecipato al blog lo ha sottolineato, e credo che sia importante partire da questo, perché non c'è nulla di più affascinante che una città che ha dentro di sé più anime, e la valorizzazione di queste anime che poi la rendono moderna, la rendono interessante per chi la visita. Certo, allora partiamo proprio dall'identità locale, e mi piacerebbe che i nostri ospiti, ognuno dal proprio osservatorio, dal proprio punto di vista, ci aiutassero a delineare qual è il tipo, quali sono le caratteristiche della proposta culturale che una città, come Bergamo, una terra come quella bergamasca, ha da offrire, perché poi il passo successivo sarà la nostra capacità più o meno efficace di offrirci e quindi di proporre quanto siamo in grado di fare all'esterno. Vado subito dal professor Visentini. Che tipo di identità è dal punto di vista culturale la nostra? Beh, dal mio punto di vista innanzitutto è stato il punto di vista particolare di chi viene da fuori, chi viene dalla Svizzera, da Milano. Avevo insegnato a Bergamo in passato, ma poi sono stato via parecchi anni, e quindi è un po', c'è un periodo un po' magico che dura qualche mese, dove si dice che strano posto è questo, poi una mattina ci si sveglia e si dice ma certo che è così, perché si diventa parte del territorio. Bergamo è una città secondo me molto, molto bella, molto interessante. Ovviamente per esempio Bergamo è bella, è bellissima città alta, uno arriva e ha subito veramente un incantamento come in pochi altri posti. Già Bergamo Bassa ha una bellezza completamente diversa, che va capita, che va colta. Già per esempio alcune delle nostre valli sono così cementificate che forse belle non sono più, quindi anche questo giudizio di bellezza così per scontato forse non lo darei. È una città che ha su di sé molte proiezioni, ma è una città molto ricca e intanto è policentrica. Io ho impiegato dei mesi proprio per orientarmi anche fisicamente. Ha tanti poli, non c'è solo città alta e città bassa, ci sono degli interi quartieri che vivono molto orgogliosamente, Borgo Santa Caterina o altri, per conto proprio come fossero delle piccole città, con le loro librerie, con i loro musei, con le loro chiese, quindi altro che due Bergamo, ce ne sono anche 4 o 5. Non è mai una città che puoi cogliere al primo colpo d'occhio, ci vuole veramente molto tempo, quindi penso che anche per i turisti sia molto difficile per esempio arrivare e capire subito qualcosa. Forse un po' per questo vanno subito verso città alta, perché città alta è lì, è facile, è chiara, è quella cosa lì. Il resto della città è più complicata e prende molto tempo per essere compresa, variegata, tante cose diverse da dire. È un problema? No, secondo me è una piacevole attività. E quale tipo di visitatore riesce maggiormente a colpire? Su quale tipo di turista o di visitatore riesce ad esercitare il suo fascino questa città e questa terra? Beh, saperlo, nel senso che oggi è molto complicato nel mondo di oggi avere dei riferimenti di questo tipo. L'aeroporto ci porta persone di ogni tipo con le più svariate motivazioni. Una volta era più chiaro, era più facile. C'era il visitatore culturale e c'era il visitatore per affari. Oggi se noi chiediamo agli albergatori ci dicono queste due categorie da sole non fanno nemmeno metà della gente che c'è nell'albergo. Sappiamo per esempio che i visitatori culturali in senso stretto sono il 4, quelli che vanno a un museo sono magari il 4 o il 5%. Gli altri dicono sono qui per far cultura, ma hanno in mente loro una loro idea di cosa vogliono della città. Ecco, forse una cosa che mi piacerebbe proporre al direttore come taglio di questa sera: viviamo in un mondo dove prima di pensare a cosa dire bisogna ascoltare molto, cioè le persone vengono, hanno delle immagini di noi, delle idee su di noi. Oggi ho scoperto una cosa molto curiosa sulla quale non voglio annoiarvi, ma sono andato su Flickr, che è, come sapete, il portale delle immagini, e ci sono migliaia di immagini dei miei monumenti.
Io sul mio sito, sul sito del museo, cerco di fare la foto bella, giusta, che dia un'immagine di quello che vorrei che il museo fosse. E intanto intorno a me migliaia e milioni di persone mi fotografano, postano, commentano, danno dei pareri. Ecco, penso che questo taglio dovremmo stargli dietro. Cioè questa idea che in fondo siamo in un mondo così mobile e dinamico che anche l'idea di dire mi metto lì, penso bene a quello che voglio dire e poi esco e dico Bergamo è... Il rischio è che dall'altra parte qualcuno dica e chi se ne importa, cioè nel senso perché Bergamo per me è altro, per certo. esempio. Per me per è esempio. E penso che abbia ragione anche lui da quel punto di vista. Assolutamente, tra l'altro parlava di turismo è proprio di oggi, sono stati comunicati i dati relativi all'andamento del turismo per quanto riguarda il 2012, andamento purtroppo non positivo in generale per il nostro paese, Bergamo e la sua provincia hanno perso meno rispetto ad altre zone del nostro paese, insomma questo seppur in una situazione difficile e di crisi non può che farci piacere, speriamo di andare oltre questo segno meno. Ascolto quindi, direttore, quello che suggeriva il professor Visentini. Credo che con l'Ecolab sia non solo naturalmente per certo. il nostro giornale, ma in particolare con questo percorso. Sì, andiamo in quella direzione. L'Ecolab ha proprio questo significato, cioè aprire, possiamo dire, il microfono, aprire il web, aprire tutto ciò che noi abbiamo a disposizione e aspettare che arrivino dei commenti, che arrivino dei contatti, che arrivino delle impressioni rispetto ad alcuni grandi temi che circolano all'interno della città. E sono temi che di solito rimangono blindati dentro alcuni palazzi. Noi abbiamo voluto portarli in mezzo alla gente, devo dire che ha risposto, la gente ha risposto moltissimo e siamo molto contenti. È chiaro che la fase di elaborazione è cominciata, prosegue, non è ultimata, però questa Bergamo vista dai bergamaschi ci piace. Ci piace e tra poco parleremo più nello specifico di arte. Prima ci dobbiamo fermare per una breve pausa. Bergamo città bella, la città bella, questo è il titolo del modulo dell'Ecolab, una città che si presenta con diversi aspetti, multiforme sicuramente, ma qual è l'identità dal punto di vista della proposta culturale artistica in modo particolare? Vado da Maria Cristina Rodeschini, responsabile dell'Accademia Carrara e Gamec, direttore. Come potremmo definirla da questo punto di vista la nostra città? Ma... Dal punto di vista della presenza museale, credo che questa copresenza, che dall'anno prossimo diventerà ancora più ricca, cioè di avere un museo d'arte antica come l'Accademia Carrara e contemporaneamente con una copresenza, un lavoro svolto nel contemporaneo dalla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, nello stesso luogo anche fisico, credo sia una delle proposte forse più significative, importanti. Ma le istituzioni certamente svolgono e devono svolgere un ruolo guida, ma credo che l'interesse della città sia non solo per il fatto che abbia questo centro storico straordinario, ma è stato sottolineato poco fa in un intervento che ho letto in preparazione di questo incontro, un intervento che sottolineava come non ci fosse una connessione così precisa tra la città e il territorio. Dal punto di vista artistico io credo che questo sia una potenzialità grandissima, cioè grandi istituzioni museali, grande storia lì raccolta, ma anche la possibilità di tessere delle relazioni fortissime con l'arte diffusa in città, nel suo territorio. Voglio ricordare come una delle mostre che si svolsero negli anni passati che ebbe più successo, non solo per la straordinarietà dell'autore, ma anche per questa possibilità di indagare, di visitare questo bellissimo, perché non solo la città è bella, ma il suo territorio è bello, il suo hinterland è bello. La mostra di Lorenzo Lotto che vantò 280.000 visitatori indicava proprio una modalità proprio di approccio ai problemi e della cultura che devono necessariamente vedere un coinvolgimento del territorio.
perché il territorio offre molto. Un altro dato importante con cui abbiamo recentemente avuto modo di discutere anche con Claudio Visentin, vengono proiettate adesso alcune immagini di questa selezione di opere presentate in questi 4 anni, ormai 5, di chiusura del Museo Storico per lavori di ristrutturazione in Palazzo della Ragione, che è diventata la sede temporanea del museo, e a rotazione un centinaio di opere eccellenti. In questo momento, tra l'altro, la proposta è di straordinario livello, da Mantegna a Pisanello, a Bellini, cioè chi entra in Palazzo della Ragione oggi si trova di fronte a un distillato, assoluto, vorrei dire, di Accademia Carrara. E questo fatto della centralità di essere in quel luogo, nella piazza, nel cuore della città, ponendosi anche in relazione con altri istituti culturali come il Museo dell'Uomo appena aperto, il Museo della Cultura Veneta in Palazzo del Podestà, e questa presenza della Carrara ha dato uno stimolo ulteriore. È stato uno stimolo ulteriore perché il fatto di raccogliere, e quindi il fatto di anche di farci discutere, perché ci siamo trovati più volte a commentare questa cosa, offre nello stesso luogo, in questo fantastico scenario che è appunto Piazza Vecchia, una possibilità di diversi approcci culturali. Quindi da Piazza Vecchia questo è un esempio di unione, questo è un esempio, di molteplicità, certamente, di offerte. Quindi io credo che su questo gioco della centralità, ma anche della possibilità di ramificarsi in percorsi che attraversano Città Bassa, ma che scendono anche in Città Bassa. Certo. Lo stesso itinerario lottesco è assolutamente esemplare, perché da San Bartolomeo a Santo Spirito, San Bernardino, si sale al Pozzo Bianco e si arriva, si passa al Museo Diocesano e si arriva al coro di Santa Maria Maggiore, quando poi si arriverà anche all'Accademia Carrara, ma immediatamente dopo uscire, andare nel territorio e trovare lo spettacolo, per esempio, della Cappella Suardi a Trescuore. Certo. Sono queste tessiture che vanno fatte in primo luogo, questo è un altro aspetto secondo me da rilevare, e su questo punteremo molto, credo, all'apertura del museo, è quello che sia prima di tutto la città e il suo territorio, perché la città fa 120.000 abitanti, ma il suo territorio arriva a 1 milione, è questo che prima di tutto va conquistato. Certo. Per poi, naturalmente, accogliere anche tutto. E poi andiamo esterno, al passo successivo, ma intanto in questo percorso che delineava la dottoressa Rodeschini arriviamo al Museo Bernareggi, anche da questo punto di vista, dal punto di vista di questa struttura, di questa proposta culturale, qual è il tipo di l'identità, la parte di identità bergamasca che viene proposta attraverso la vostra struttura? Sì, io vorrei però partire da una intuizione che ha avuto Gian Andrea Gavazzeni, che è stato grande direttore d'orchestra, ma considerato anche il maggiore scrittore bergamasco del Novecento, certamente straordinario diarista e grande appassionato di arti figurative, grande viaggiatore. E lui ha avuto, secondo me, una grande intuizione che oggi è abbastanza evidente, cioè aver capito che nella storia di Bergamo uno degli aspetti che più la connotava e quindi gli dava un'identità specifica molto forte era quella legata alle arti figurative. Cioè lui si diceva: se io leggo un testo seicentesco, quindi di letteratura, è imparagonabile con quello che la produzione figurativa ha elaborato nello stesso momento. Quindi la lingua figurativa è superiore alla lingua letteraria. Questo, diciamo, è un fenomeno che può essere poi giocato in varie situazioni, diciamo così, a livello italiano, no? Ma iniziare a capire questo significa che una parte della nostra identità sta proprio lì, cioè sta nella nostra cultura figurativa. Quindi questo è un aspetto che secondo me conviene sempre ricordare, e i grandi pittori, quelli che quindi hanno scritto dei testi figurativi meravigliosi, si conservano evidentemente nel museo, nel principale museo cittadino che è la Carrara, ma anche in numerosissime chiese della diocesi, del territorio. Cioè noi abbiamo la fortuna di avere un grande patrimonio in larga parte ancora intatto e che è custode di una fortissima identità.
Ecco, credo che questo sia uno dei punti su cui riflettere e ragionare. Cioè, se io così vado in un qualsiasi museo, penso a un museo importante come la National Gallery di Londra, godo nel vedere nella prima sala dei ritratti di Moroni. Cioè, quindi mi ricordano gli inglesi che in anni molto alti dell'Ottocento hanno acquistato e hanno collezionato uno dei principali ritrattisti del Cinquecento europeo, che è un pittore nostro. Quindi intorno a questi dati, secondo me, bisogna continuare a ragionare per immaginare anche delle forme di proposta culturale che partono evidentemente dall'identificazione di un'identità forte. E questa è una delle nostre identità, sì. Visto che si faceva riferimento alla molteplicità. Parlava di Gavazzeni, quindi di musica, di un altro linguaggio, e anche questo aspetto è capace di connotare fortemente l'identità della nostra città. Parliamo di Donizetti, naturalmente, parliamo di un festival dal successo crescente che è il Bergamo Musica Festival Gaetano Donizetti, che ha saputo allora interpretare questo tipo di identità orobica. Sì, sì, sentivo anche gli interventi precedenti, molto interessanti e tra l'altro spie di atteggiamenti e di esigenze diverse, nel senso che si parlava prima della doppiezza, ad esempio, o della duplicità, meglio, dell'anima culturale di questa città. In ambito musicale si può dire abbastanza la stessa cosa, cioè c'è una tradizione culturale, diciamo popolare, folclorica, molto radicata nel territorio, molto estesa, interessantissima, e poi per converso invece c'è una tradizione assolutamente altissima musicale. Per cui, esattamente come nel campo figurativo, insomma, questa è una terra che si esprime, diciamo, con una civiltà diffusa, se vogliamo, folclorica, più semplice, molto laboriosa, ma quando subentra a livello tecnico, artistico, alto, esprime livelli assolutamente straordinari. Questo è capitato per la musica. Ora, la problematica sulla connotazione, su come comunicare anche questo patrimonio, per la musica è assolutamente diverso, nel senso che noi rispetto ai quadri, rispetto alle architetture abbiamo, se volete, un vantaggio, cioè la musica cammina con le proprie gambe, diciamo così. Il motto che abbiamo coniato nel 2006 quando abbiamo cominciato con il festival è che, siccome Donizetti viene eseguito in tutto il mondo comunque, in realtà Donizetti non avrebbe bisogno di Bergamo, ma Bergamo in questo momento storico ha un bisogno disperato quasi del patrimonio donizettiano. Per cui la strategia che abbiamo adottato è esattamente opposta a quella a cui accennava la dottoressa Rodeschini prima, cioè creare una consapevolezza su questo repertorio e su questo patrimonio e partire da Bergamo, ma per comunicare all'esterno. Cioè quello che volevamo innescare era un effetto di attenzione internazionale rispetto al repertorio collegato alla città. Ora abbiamo anche un'altra fortuna, cioè Donizetti ha scritto tantissime opere e in buona parte di altissima qualità. Quindi possiamo permetterci anche il lusso, come dire, di fare del Donizetti che comunque nelle altre città non viene fatto, non si conosce, perché siamo belli. Quindi diciamo che la strategia che abbiamo adottato è stata mirata, perché abbiamo puntato ovviamente agli organi di comunicazione più specializzati, ma per creare dell'incoming, diciamo, dal punto di vista turistico e operistico. E il risultato esiste. Il risultato esiste e poi invece il risultato sulla comunità locale, diciamo, è di riflesso in seconda battuta, perché naturalmente questo ha permesso di radicare maggiormente tutta una realtà produttiva, parlo di coro, orchestre, maestranze,
ma soprattutto anche di convertire il pubblico tradizionale. Noi siamo una città comunque che ha un patrimonio enormemente superiore rispetto a quello che è la dimensione reale della città. Una città appunto di poco di più di 100.000 abitanti, però appunto ha figure assolutamente geniali. E allora il discorso era proprio quello di riuscire a far capire che lavorare su questa identità precisa, quindi su un oggetto di festival, significava creare un indotto locale, creare un altro mercato, un altro modo di poter vedere l'opera lirica. Ecco, questo è importante quando si parla di consapevolezza, perché abbiamo scattato un po' di immagini come quelle viste dal professor Visentin su Flickr, ma noi bergamaschi prima di tutto siamo consapevoli di questo mosaico di opportunità che sono presenti. Questo era un altro dei punti, certo. Vero direttore? Sfiorati e toccati, sì, anzi. Direi di sì, c'è anche la risposta. Beh, chiarissima, no. Ecco, siamo consapevoli. Non siamo consapevoli. Su questa risposta perentoria ci fermiamo per la pubblicità, ma ci torniamo tra pochissimo. Quanto consapevoli siamo noi prima di tutto, noi bergamaschi, chi ha partecipato, naturalmente intervenuto al forum dell'Ecolab, di questa ricchezza estrema che sta emergendo insomma dagli interventi dei nostri ospiti? Beh sì, poco consapevoli. Beh, il Moroni a Londra, no? Andare a Londra e vedere il Moroni, ma come Caravaggio ovunque, Lotto, il Tasso, Gavazzeni, Donizetti, abbiamo la grande arte sacra, anche gli spettacoli di altissimo profilo. Ecco, noi fruiamo tutto questo, ma ne abbiamo una percezione relativa. Devo dire che lo teorizzava già Gianni Brera, che faceva per hobby il giornalista sportivo, ma era molto altro, in un libro intitolato Figli di un Rio Minore, laddove Rio è il naviglio rispetto al grande padre Po, si parlava di Milano. In questo libro lui a un certo punto dice che Bergamo non ha niente da invidiare a Firenze. Perché Bergamo? Perché i bergamaschi avrebbero costruito Milano, secondo lui, in questo excursus molto molto interessante. Non ha niente da invidiare a Firenze, il problema è che non ci credono i bergamaschi, i primi a non crederci sono i bergamaschi. E questo devo dire che è tornato sotto altra forma all'interno del nostro blog. Io credo che Bergamo sia una città che guarda negli occhi Milano, che sa guardare negli occhi Milano con una grande autorevolezza e con grande coscienza di sé. Per esempio altre città del nord, lombarde, con un'anima diciamo autonoma e pugnace, come Como, come Varese, sono assolutamente inginocchiate a Milano. Per andare da Como a Varese bisogna andare fino a Milano in autostrada. Se voi avete presente, si scende a Milano e poi si risale a Varese. Milano è il centro di quel mondo. Tutte le città si rifanno a Milano, tranne Bergamo. Bergamo ha una sua autorevolezza e una sua identità. Però non ci crede, però non la vede, però evidentemente anche per così, per un carattere molto molto riservato, preferisce che tutto questo insomma non venga divulgato troppo. C'è una diffidenza, come dice il sottotitolo del nostro capitolo, professor Visentin, che ci caratterizza in qualche modo. Questo non c'è dubbio. Io, arrivando a Bergamo, la prima cosa che mi ha colpito è stata proprio l'incredibile varietà culturale, ricchezza culturale della scena. Stare a Bergamo in certi momenti è quasi più imbarazzante che stare a Milano, nel senso che ci sono sovrapposizioni di iniziative, di spettacoli, possibilità, quasi ogni sera c'è qualcosa di veramente interessante da fare che non si vuole perdere. E poi c'è questo curioso racconto che ognuno ti racconta, che però non c'è granché da fare. Dice, chissà voi a Milano che cose meravigliose farete qua, no? E che è però una curiosa cantilena su di sé, che appunto è largamente contraddetta la realtà dei fatti. È molto interessante questo aspetto. E l'altro aspetto che mi ha colpito, io ero stato qua fino al 2003, ho insegnato all'università in un'altra esistenza prima di andare all'estero, e però devo dire che progresso, cioè nel senso, nel 2003 non c'era la risposta, ma non c'era neanche la domanda. La città era tranquilla nelle sue idee ricevute, nelle sue visioni tradizionali, nei suoi stereotipi, sonnecchiava tranquillissima. E invece devo dire che tornarci ora, c'è una vitalità, un sacco di dubbi, un sacco di rimproveri,
risolvere un sacco di problemi, però questa vitalità è veramente straordinaria, quindi secondo me va benissimo così, bello che ci sia, e ovviamente tante domande non sono fatte per avere delle risposte, sono fatte perché è interessante farsi le domande, le città vive se le fanno. Molto fine anche l'osservazione del direttore sul discorso di Milano, io credo che sia uno dei tratti della modernità. L'aeroporto, il web, la rete non è gerarchico, nel senso noi per esempio nell'ultimo mese abbiamo avuto delle celebrazioni importanti anche insieme alla Carrara, Maria Cristina, con la Polonia per esempio, con cui ci sono dei rapporti straordinari legati anche da delle linee aeree che partono da Orio Serio, e abbiamo dei rapporti molto forti con la Polonia che prescindono completamente dal fatto che ci sia Milano vicino a noi, sono punto a punto così come sono oggi le linee aeree. Non si va più a Francoforte per poi andare da un'altra parte, a meno che non si passi l'oceano, ma si va punto a punto, e così anche la cultura va in questa direzione. Penso che in questo Bergamo sia più avanti di altre città, sono d'accordo su questo. I tanti soggetti che alimentano la ricchezza e la varietà della nostra città devono essere collegati una volta acquisita questa consapevolezza tra di loro e poi comunicarla all'esterno. Arriviamo quindi al terzo punto, ma a questo riguardo vorrei proporvi una breve intervista realizzata da Paola Bratte con Stefano Paleari, che è il rettore dell'Università degli Studi di Bergamo. Anche l'università naturalmente è al centro di queste relazioni da incrementare sempre di più. Sentiamo cosa ha risposto. Oggi che le condizioni economiche sono molto negative rispetto al passato, si sente il bisogno di trasformare questo patrimonio in un volano per una nuova crescita. Per fare questo posso dire che occorre passare dal patrimonio, quindi dallo stato patrimoniale, al conto economico, fare in modo che la cultura e il patrimonio di questa nostra città diventi anche occasione di sviluppo, in relazione in particolare agli eventi che ci aspettano da qui al 2015 con l'Expo, e anche a questo atto di coraggio che è la candidatura della nostra città come capitale europea nel 2019. Il ruolo dell'università in tutto questo è un ruolo, come dire, non solitario, cioè insieme ad altri attori, per fare in modo che tutto questo diventi veramente un'opportunità di sviluppo. L'università in particolare con questa attività riscopre quella che è stata definita come terza missione dell'università, dopo quella dell'insegnamento e dopo quella della ricerca. Noi abbiamo stabilito con sostanzialmente tutti gli istituti e gli attori culturali della nostra città dei legami, che sono dei legami di collaborazione, che sono dei legami di presenza reciproca all'interno della governance di questi istituti, ed è chiaro che questo delinea un profilo dell'università sempre più istituzionale e quindi non sempre relegabile a quello che in passato poteva sembrare, cioè un presidio formativo sì che semplicità. È chiaro che questo è uno sforzo notevole da parte di un'istituzione come la nostra, ma credo che sia anche il migliore contributo che possiamo dare allo sviluppo della città. Non sempre si riesce a comunicare correttamente quelle che sono le opportunità connesse con l'attività di molte istituzioni. Noi stiamo lavorando in questo senso da molto tempo, anche con il Comune di Bergamo, affinché la nostra città sia percepita sempre di più come una città che non ha solamente un'università, ma come una città che può essere in qualche modo definita come universitaria. La comunicazione in questo è importante. Le parole, i simboli, le iniziative, tutto ciò, se è comunicato correttamente, può fare la differenza. In questo io credo che abbiamo ancora molta strada da percorrere, ma possiamo dire che l'abbiamo avviata. La comunicazione, anche qui si va a toccare un aspetto del, e non penso sia un cliché, insomma, è già emerso anche dagli interventi dei nostri ospiti, dei bergamaschi, una certa ritrosia o comunque guardare all'interno della propria realtà. Invece è necessario, lo diceva anche il rettore, affinché questa diventi un'opportunità di crescita e di sviluppo anche dal punto di vista economico, poter comunicare, direttore. Questo è forse il punto critico che è emerso, se vogliamo, in questo nostro cammino, vero? Sì, è un punto critico, il saper comunicare, soprattutto il non avere diffidenza nei confronti della comunicazione e rapportarsi serenamente con i mezzi di comunicazione di massa. Devo dire che parlo stando seduto dietro una scrivania,
di un gruppo che comunica, che ha nella comunicazione il suo DNA, no? Cioè, con un giornale, un sito di notevole spessore, la radio, questa, la televisione, e quindi è chiaro che per noi comunicare è il pane quotidiano. E lo facciamo ovviamente perché tutti i bergamaschi possano essere orgogliosi di ciò che propone la città, di ciò che propone il territorio. Io credo che sia necessario che tutto questo venga percepito non soltanto dentro il mondo bergamasco, ma fuori. E qui cambia un pochino la proporzione. Cioè fuori, nel resto della Lombardia, in Italia, all'estero, cioè bisogna comunicare a tutti, bisogna comunicare oltre quello che è il profilo meraviglioso delle montagne della Val Brembana e della Val Seriana. Ecco, credo soprattutto è uno stimolo che arriva dai lettori e che può diventare un impegno. Comunicare, tessere relazioni anche con l'esterno, dottoressa Rodeschini, l'Accademia Carrara è in contatto costante, anche fisicamente, insomma, andando a trovare paesi diversi. Abbiamo visto alcune immagini che erano tratte da un viaggio a Losanna, insomma, di alcune opere dell'Accademia Carrara in passato. Sì. Cosa è necessario fare affinché questo percorso finalmente acquisisca maggiore vigore e forza? Che cosa serve? In questi anni certamente l'esperienza è stata importante, quella di riuscire a portare l'Accademia Carrara al di fuori della città. Prima Francesco diceva un'attenzione certamente alla città, al territorio, ma una necessaria anche apertura al mondo, perché se no si rischia di una sottolineatura, cioè quella della Bergamo che si chiude. Questo è assolutamente da evitare. Quindi questa promozione attuata all'estero con appunto la partenza da Losanna, ma poi ancora la Polonia, generosissima nell'accoglierci e anche nel restituire, devo dire, ma ancora l'Australia, lontana ma assolutamente interessata a conoscere l'Italia e anche i centri minori, e altre capitali della cultura, appunto con New York, dove siamo stati al Metropolitan Museum. Io credo che tutte queste relazioni che vengono maturate, ma è un percorso dell'arte, ma è anche un percorso del teatro, dello spettacolo, sia importantissimo, perché con la capacità di raccogliere queste relazioni, per naturalmente degli scambi appunto tra noi che lavoriamo nel settore, ma sono stati prima di tutto una possibilità di confronto con situazioni internazionali che ti pone in una situazione di allerta, cioè bisogna essere all'altezza nel momento in cui tu ti proponi. Ti vai a proporre, certo. Ma dovrai essere ancora di più all'altezza nel momento in cui ricevi, in cui tutto questo può e deve ritornare. Io devo dire che concordo appunto con il rettore Paleari e con questo suo straordinario sforzo di coinvolgimento. Una cosa fondamentale è il coinvolgimento del pubblico giovanile, perché Bergamo, quando si dice appunto io ho due figli e mi dicono a Bergamo, per noi accade poco. E quindi si spostano su Milano, vanno a Milano, oltretutto adesso si spostano con una rapidità straordinaria, perché certo, appunto la stessa presenza dell'aeroporto consente degli spostamenti a pochissimo costo. Quindi il confronto con queste realtà anche internazionali, ma anche con la vicina Milano, porta a dire che Bergamo non è ancora, non so se lo sia mai stata, speriamo che riesca ad essere, una città per giovani. Tra l'altro nelle domande fatte al pubblico, questo è un tema molto forte che è uscito. Certo. Bergamo è una città che si propone a quale tipo di pubblico? Chi è? Io credo che questo sia un punto assolutamente centrale, anche in virtù degli appuntamenti che ci aspettano, che sia l'Expo del 2015, ma che sia la Bergamo Capitale Europea della Cultura del 2019. Abbiamo parlato di coinvolgimento, di territorio, ma
un pubblico che assolutamente, un'utenza che non va assolutamente disattesa e delusa, a mio avviso è proprio quello, un'utenza giovanile. Vado subito da, rubando qualche istante, ah no, subito pubblicità, non posso, allora va bene, pubblicità e poi da Angela in rappresentanza dell'Università di Bergamo, tra poco. Prima della pausa si è parlato della comunicazione, della necessità di trovare strategie al passo con i tempi per comunicare quanto abbiamo, per catturare anche l'attenzione di un pubblico giovane, per capire se Bergamo è anche una città per giovani. Io vado subito da Angela, che è tra gli studenti dell'Università di Bergamo che lavorano proprio a questo progetto, Angela Runcio. Da quello che voi avete notato, Angela, nel vostro lavoro, nell'elaborazione, insomma, anche del lavoro che avete fatto quest'oggi, che avete proposto quest'oggi, i giovani che cosa si aspettano da Bergamo? Ma sicuramente maggiore partecipazione, nel senso che le opportunità ci sono, però bisognerebbe investire di più sui giovani in qualsiasi ambito. L'università già fa abbastanza, quindi all'interno offre diversi spunti per poter comunicare, come per esempio minimamente la radio oppure il teatro, c'è un corso, un'associazione di teatro all'interno dell'università, quindi già all'interno si fa molto, però a livello proprio locale di Bergamo e provincia anche si fa poco, quindi sicuramente questo è uno dei punti principali. Poi la reticolarità, come abbiamo detto prima, della comunicazione sicuramente è importante e bisogna lavorare soprattutto sui nuovi mezzi di comunicazione come i social network. Infatti molti hanno optato per questo modo di comunicare che sicuramente tende ad avvicinare molto di più i giovani rispetto ad altri mezzi di comunicazione. Di questo c'è bisogno, insomma, è emerso. Sì. Anche un pubblico giovane arriva alle proposte della stagione del Bergamo Musica Festival, che ha saputo, insomma, inserirsi, creare contatti, lo dicevamo per quanto riguarda l'Accademia Carrara, ma anche per quanto riguarda la musica, con l'estero, e quindi è andato all'estero a proporre alcune produzioni e poi c'è stato un ritorno di pubblico sulla nostra città, vero Maestro Bellotto? Sì. Un'attività di tournée, quelle più importanti sono quelle che abbiamo fatto, due grandi tournée in Giappone che hanno dato visibilità e hanno anche promosso la città all'estero. Devo dire che come veicolo promozionale c'è stato anche un altro strumento molto importante, cioè da quando abbiamo cominciato a fare il festival quasi sistematicamente abbiamo prodotto dei DVD delle nostre produzioni che abbiamo affidato a case discografiche molto importanti. Per cui diciamo che il nome della città, il nome del festival è adesso reperibile in tutti i negozi di musica classica letteralmente del mondo. Questo ci ha permesso appunto di avvicinare un nuovo pubblico, non necessariamente giovane, ma ha inciso invece molto sull'età anagrafica, diciamo, del nuovo pubblico, un doppio fenomeno. Il primo fenomeno era perché appunto consapevoli del fatto che stavamo progettando una programmazione quasi più rivolta all'estero e all'esterno, avevamo bisogno anche di comunicare questo lavoro alla città. E lo strumento più forte sono stati i progetti scuola. Se io faccio i conti, credo che più della metà delle recite del Bergamo Musica Festival sono destinate a pubblico giovane, quindi pubblico scolare oppure pubblico sotto i 25 anni, questo per le anteprime, per i progetti di anteprima. Questo è stato il veicolo di promozione più forte, che tra l'altro ha agito molto anche di riflesso sulle famiglie del territorio. Questo è il primo fenomeno, sicuramente, quindi il progetto scuole. Quindi diciamo un tipo di comunicazione, se vuoi, più lento,
però più profondo, più capillare, perché si inserisce questa attività di spettacolo all'interno di un progetto più complesso, certo, di formazione. E l'altra cosa è sicuramente il fatto che puntare su titoli che non sono le solite, con tutto il rispetto, Bohème, Traviate, eccetera, eccetera, significa automaticamente puntare su un tipo di pubblico non tradizionale, non l'abbonato classico. E il fatto di aver comunicato bene la nostra attività e i nostri cartelloni è un utilizzo intensivo del web, sia per la comunicazione sia anche per la vendita materiale dei biglietti, ci ha permesso di catturare nuovo pubblico, che è pubblico che si interessa molto di più all'evento e alla particolarità dell'offerta che non al titolo, che non al titolo tradizionale. Peraltro il Bergamo Musica Festival è parte, insieme a tante altre realtà, di una novità abbastanza recente, che è quella della costituzione di Bergamo Città della Musica, e quindi in questo caso la rete, come si dice, l'insieme di relazioni che vanno ad arricchire la proposta è arrivata. È auspicabile che una realtà di questo genere, tra l'altro emerso anche prima, possa esistere mantenendo la specificità naturalmente di ogni proposta, anche museale ed artistica, esista, si crei una rete di questo tipo anche per quanto riguarda altre forme d'arte. Vado da Simone Facchinetti. Come sarebbe possibile per facilitare la comunicazione della proposta? Sì, una domanda un po' complessa, diciamo, e poi il tema di comunicazione sono piuttosto tagliato fuori. Noi ci siamo organizzati in rete per quel che riguarda i musei ecclesiastici, che quindi sono musei prevalentemente di conservazione, e quindi attraverso una rete comunicano quello che sono e quello che fanno. In termini di comunicazione, quello che noi abbiamo verificato è che innanzitutto bisogna avere qualcosa da dire, che è la base, diciamo. Certo. Altrimenti, anche se si investe molto in comunicazione, le persone ovviamente non abboccano, cioè sono passati, credo, i tempi in cui, che poi non sono neanche tanto lontani da quelli che stiamo vivendo, in cui bastava comunicare una cosa che coglieva, diciamo così, un po' nel segno quello che tirava e che stava un po' nella moda del momento per attirare pubblico. Mi sembra che il pubblico sia più, diciamo così, sofisticato, comunque non abbocchi così facilmente. Quindi avere qualcosa da dire significa avere qualcosa, aver fatto qualcosa, aver realizzato qualcosa. Penso per esempio al nostro Museo del Tesoro e della Cattedrale, che in sostanza non voglio dire che non sia stato comunicato, ma è stato parcamente comunicato. È lì in una posizione strategica, è in una posizione storica importante, una posizione simbolica fondamentale, e quindi la gente ci va, oltre a essere poi un museo molto bello, quindi la gente non può essere delusa. È chiaro che la gente, quindi le persone che partecipano a iniziative culturali di qualsiasi tipo, rimane comunque sempre ingolosita dal nome. Questo è una cosa che anche noi verifichiamo, evidentemente, anche se magari dietro al nome c'è poca materia. Noi non riusciamo, ad esempio, ad attirare il pubblico giovane. È da 11 anni che facciamo lezioni di storia dell'arte, quindi è un ciclo che ha una sua lunga tradizione, è sempre pieno, ma non riusciamo a cogliere, diciamo così, il pubblico giovane, è praticamente impossibile, non riusciamo a darci neanche delle risposte. È difficile trovare una risposta unica, naturalmente, sì, a problemi di questo genere, però insomma è vero che devono essere messe in atto tante strategie, come sta avvenendo peraltro, professor Visentin, anche sul territorio di Bergamo, qualcosa che un po', insomma, non è insito nella natura bergamasca da un certo punto di vista, quello di
mostrare, sicuramente dimostrare qualcosa che esiste. Da questo siamo partiti proprio quest'oggi, vero? A meno che non sia un altro stereotipo, ogni tanto me lo chiedo, che non sia un'altra cosa che ci diciamo e poi magari, e poi magari non è così vera. Diciamo, quello che dicevano i colleghi, che è molto interessante, è capire che noi siamo davanti a delle trasformazioni epocali, straordinarie. Cioè, perché ci interessano così tanto i giovani? Ci interessano in quanto pubblico specifico, perché nessuno vuole avere un pubblico solo di una certa età. Però ci interessano perché ovviamente i giovani sono apicali, cioè disegnano il mondo di domani. Se non parli con certe fasce d'età, il tuo futuro non è certo roseo, nessuno vorrà, vorrà comprare delle azioni su di te. Insomma, noi diciamo sempre, io guardo sempre i nostri interlocutori portano tutti l'orologio al polso, perché sono nati in un'era pre-digitale, quindi non guardano l'ora sul cellulare. Ecco, noi abbiamo bisogno invece di persone senza orologio. E qual è l'altra grande fatica, ovviamente? Che non funziona più la comunicazione come una volta, cioè non funziona più una riflessione, una preparazione seguita poi da una campagna di comunicazione, magari delegata anche dai professionisti. Stiamo molto attenti, perché su alcune parole come cultura e comunicazione si citano concetti molto diversi, che a volte sono concetti molto vecchi. C'è chi dice Bergamo non comunica e quindi andiamo alle fiere del turismo piuttosto che prendiamo inserzioni sui giornali internazionali, che sappiamo servono pochissimo in questo contesto. Quindi stiamo anche molto attenti che con l'etichetta del nuovo si cerca anche di vendere molto vecchio. In realtà il problema è che la comunicazione la stiamo portando dentro il nostro processo, cioè raccontiamo quello che facciamo, per esempio, su strumenti diversi. Per esempio, abbiamo sulla pagina Facebook le foto di una mostra in allestimento. Quindi le persone cliccano e vedono che stiamo montando le bacheche, stiamo mettendo un pezzo, e a volte l'evento reale è una piccola parte di un flusso di comunicazione molto più lungo, che comincia in rete, che continua in altro modo, che gli altri riprendono e raccontano di noi, come dicevamo prima. Sì. Quindi è molto difficile. Io non direi che la città non sa comunicare da questo punto di vista, non sarei nemmeno tanto d'accordo, mi sembra che anzi lo faccia con discreta efficacia. Il vero problema è che abbiamo delle sfide di un mondo che cambia a una velocità impressionante e noi lo inseguiamo affannosamente. Non possiamo fermarci però. No, non si può scendere. Non si può scendere, dobbiamo invece fermarci in questo istante per una breve pausa, tra poco. Un'idea per rendere più efficace questa comunicazione emergeva durante la pausa, dottoressa Rodeschini. Quali vie si potrebbero percorrere? Penso che proprio per questo bombardamento massivo di informazione, di comunicazione attraverso i social network, ma attraverso chiunque. Cioè, io apro il computer e nel giro di 2 ore ricevo penso una trentina di comunicazioni, anche solo di informazioni, cioè non mi chiedono un dialogo, mi danno delle informazioni. Io penso che due potrebbero essere i percorsi, nella volontà di essere chiari e probabilmente di semplificare il messaggio, perché se il messaggio è semplice arriva più direttamente. E uno potrebbe essere quello di scegliere nell'ambito di un'annualità, nell'ambito di un progetto preciso, che la cosa da comunicare è quella. Tutto è concentrato, che potrebbe essere il lavoro di un'istituzione, per esempio il teatro, per esempio un altro, non so, a semestri, forse un anno un po' troppo, perché ci sarebbe un oscuramento degli altri che lavorano troppo lungo, però concentrare su una componente di grandissima importanza. Io non credo che l'anno evento, però. Ma non evento, non lo so, l'anno prossimo apre l'Accademia Carrara, sarà quasi inevitabile che tutto concorra, che tutto si concentrerà lì, per cui vorrei dire che tutto il resto è quasi sprecato, perché l'apertura, la presentazione nuova, l'impegno anche finanziario, non dimentichiamoci che è vero, la comunicazione oggi usa strumenti vari, ma la comunicazione ha anche un costo, è stato anche teorizzato di un'iniziativa, dovrebbe essere il 33% del budget dovrebbe essere impiegato in comunicazione perché questo abbia efficacia. L'altra possibilità invece è quella di trovare di nuovo un argomento comune, un punto comune, e quello di comunicarsi insieme. Non siamo molti
in città, non siamo molte istituzioni, non siamo molti musei, per cui trovare un punto di concentrazione, una modalità di comunicazione alla quale tutti insieme concorriamo potrebbe essere anche quello, credo, una buona forse ancora prima, buona opportunità. Proprio questo, Maestro Bellotto. Sì, la suggestione è assolutamente interessante. Completerei, nel senso che appunto ci sono due livelli, che è quello della comunicazione di tutte queste attività che vanno in qualche modo promosse, fatte conoscere, comunicando prima di tutto fra noi operatori e quindi coordinando anche in termini di calendario. Questo è stato esattamente l'esperienza di Bergamo Città della Musica, 20 associazioni che producono un calendario di 200 e passa eventi, a testimonianza della ricchezza, ma diciamo questo è un canale di informazione più che altro locale. E secondo me la vera sfida, ed è una sfida oltre che degli istituti culturali, secondo me come indirizzo generale della comunicazione della città, visto che questa città è, non so se sarà candidata, spero proprio di sì, cioè è candidata, non so se sarà capitale, spero proprio di sì, ma è sicuramente una città di altissima cultura, e questo dobbiamo spiegarlo all'esterno, quindi riprendendo le parole del direttore che citava Brera, secondo me sarebbe in questo momento, riprendendo la suggestione della dottoressa Rodeschini, sarebbe fondamentale identificare, io dico pochissimi argomenti, me ne vengono in mente due, non li nomino, li nomino, cioè sì. Donizetti e l'Accademia Carrara, che sono progetti che in qualche modo, come dicevo prima, camminano con le proprie gambe, cioè sono già di fatto dei testimoni potenti della bergamaschità. E quello che dobbiamo fare è creare un vincolo profondissimo fra queste opere, fra questo repertorio e la città, cioè dobbiamo in qualche modo invogliare la gente a venire. Quindi la comunicazione grande, la comunicazione internazionale, in questi anni abbiamo lavorato molto in questo senso, devo dire, sempre rafforzando questo obiettivo, dovrebbe essere fatto in questo modo, perché la mia convinzione profonda, e credo che sia anche la convinzione degli esperti di comunicazione, è che quando si identificano dei temi forti e così evidenti, in realtà tutto quello che c'è attorno ne ha un beneficio infatti che diretto e progressivo. La ricaduta sia poi positiva anche, importante anche su tutta ecco, se devo fare due esempi in questo senso, sono naturalmente Pesaro per quel che riguarda Rossini, ma la stessa Spoleto per il Festival dei Due Mondi, cioè due grandi eventi spettacolari che hanno costruito l'economia di una città. Certo, certo. È chiaro, abbiamo un altro esempio, un altro ambito da osservare di una realtà che esiste da molti anni, crescente il riscontro, l'attenzione, ed è il Bergamo Film Meeting. Vogliamo parlare anche di cinema a Bergamo, lo facciamo con questa chiacchierata fatta con il direttore artistico di Bergamo Film Meeting, Angelo Signorelli. La storia era portante all'inizio, alla fine degli anni 50, poi ha fatto attività di cineforum per una quindicina d'anni. A metà degli anni 70 c'è stata una svolta fondamentale nella storia della nostra attività. È stata costituita dalla Bottanta Film, quindi con un'attenzione anche alla distribuzione, quindi all'acquisizione di film dall'estero che non entravano nel circuito normale di esibizione, quindi noi abbiamo portato delle opere d'autore o comunque cinematografie che per quegli anni non era usuale vedere nelle sale cinematografiche. Poi agli inizi anni 80 è nato Bergamo Film Meeting, da un progetto condiviso con Regione Lombardia, con il Comune Provincia di Bergamo e Sindacato Critici, sezione Lombarda. Poi alla fine degli anni 90 è nata la Fondazione Alaska, quindi la gestione e l'organizzazione degli immensi archivi che diverse attività avevano raccolto nella loro storia, e parallelamente a questo la venuta a Bergamo della sede della rivista Cineforum della Federazione Italiana Cineforum, che raccoglie circa 120-130 circoli del cinema cosparsi su tutto il territorio nazionale. Allora, il terreno era già fertile, perché in realtà a Bergamo era sorto un circolo del cinema subito dopo la guerra, la cittadella appunto su
in città alta. Quindi storicamente si era formato una leadership in un certo senso nel campo della proposta appunto di film, anche per quell'epoca, con dibattito, quindi con discussione, con presentazione anche attraverso schede scritte, quindi una tutta un'impostazione di riflessione, ecco, di riflessione sul cinema, su autori anche lì magari impegnativi. Abbiamo contribuito anche attraverso la distribuzione di La Bottanta Film, abbiamo contribuito a far conoscere non solo al pubblico bergamasco ma anche al pubblico nazionale. Quindi il Bergamo Film Meeting ha permesso di allargare notevolmente gli orizzonti, quindi di portare in Italia rassegne, autori, cinematografie, come dicevo prima, sconosciute, però anche di aprirsi a un'ospitalità verso l'esterno. Bergamo Film Meeting ha contribuito anche a far conoscere Bergamo all'esterno, perché Bergamo è una città molto bella, con un contesto storico anche molto affascinante e molto forte, però ci siamo resi conto che molti non la conoscono, perché è un po' tagliata fuori rispetto anche alla direzione Milano piuttosto che altre città del nord, rimane un po' in disparte se vogliamo. Quindi, molta gente che è venuta a Bergamo non conosceva la città e ha avuto modo anche di apprezzarla, di tornare, di far venire anche altra gente, amici, conoscenti, insomma. Questo è un altro modo è sicuramente di catturare l'attenzione di un pubblico che è sempre più fedele, per cui altra voce importante in questo mosaico molto articolato del quale stiamo parlando all'inizio della nostra puntata, che continua e si conclude tra poco dopo una breve pausa. Altra forma artistica, altra proposta culturale, quella del teatro Donizetti, ma non solo. Noi vogliamo parlarne, e l'abbiamo fatto in una breve intervista, con Luigi Ceccarelli, che è direttore artistico della stagione di prosa del teatro Donizetti, nonché membro dello staff di progetto di Bergamo Capitale Europea della Cultura 2019. Sentiamo cosa ci ha detto. Il teatro Donizetti è uno dei luoghi topici della cultura bergamasca, storicamente. E quindi è una fotografia, come posso dire, addirittura proprio un'attacca, se dire, più che una fotografia, di quello che è il corpo dell'audience culturale della città, che è un'audience qualificata, consapevole, attenta, che segue gli stimoli con attenzione e che è capace anche di criticare se le cose non vanno in maniera molto assolutamente diretta. Però nell'insieme c'è una passione per la cultura che in rare province italiane si trova. Cominciamo col sancire questo dato, perché per me, non bergamasco, confesso che sono ben orgoglioso di aver lavorato in questi anni a Bergamo, è stata un po' una sorpresa. Sì, e poi c'è anche il Palagreberg naturalmente, voglio dire, c'è un tessuto in realtà, cioè il fenomeno del successo, cioè i teatri a Bergamo sono solidi, oggi siamo in leggera contrazione, ma stiamo parlando di una cosa che è semplicemente, come dire, nulla in confronto a quello che avviene in altre città. Quindi c'è una solidità in tutte e tre i teatri assolutamente invidiabile e invidiata, lo dico da direttore artistico che sente gli altri teatri in giro per l'Italia. Però questo qui è, come posso dire, un po' la punta di un iceberg. Non mi fermerei a analizzare il dato, direi semplicemente che questo dato avviene, Bergamo può permettersi questo dato perché c'è un brodo di cultura, c'è un fermento culturale diffuso, di qualità, quantitativo e qualitativo. Tanto è vero che la Casa delle Arti riesce a riunire insieme l'attività del pubblico con l'attività dei privati, che da anni fanno con buon successo, portano avanti compagnie da 20-30 anni. C'è molta ancora troppa autoreferenzialità. Non è una cosa molesta in sé, però c'è un problema che tutta questa ricchezza di produzione culturale, noi adesso abbiamo fatto ad esempio, faccio un esempio concreto, abbiamo fatto un cartello finalmente, Bergamo Città della Musica, che raccoglie più di 20 associazioni storiche con dei fenomeni appunto culturali, degli eventi, dei festival importantissimi, pianistico, organismi internazionali con dei nomi assolutamente. È la prima volta che siamo riusciti a costruire un cartello. La città di Bergamo da quest'anno, e siamo orgogliosi tutti noi che abbiamo costruito questa piccola cosa,
di poter dire che la città di Bergamo si presenta come città della musica e offre più di 300 eventi musicali l'anno. Ma la candidatura è una sorta di acceleratore di processi. Cioè, che cosa viene chiesto dall'Europa alla città che si candida? Tu devi dimostrare, tu città candidata, devi dimostrare di poter essere in grado di sviluppare delle strategie nuove e diverse da quelle che fino a qui hai utilizzato per fare un salto di qualità e per aprirti a una dimensione europea. Tant'è vero che non accidentalmente nella candidatura c'è un elemento cardine che diventa questa, fra virgolette, ambasciata culturale europea, cioè un luogo fisico, Palazzo Suardi, ma eventualmente altre, su questo non se ne parlerà, dove veramente la città si apre e ha una sorta di, come posso dire, cerimoniale europeo. Il teatro, è stato citato il Teatro Donizetti, il Teatro Sociale, ma una importante realtà e attività teatrale da tanti punti di vista. Saluto Marco Rota, regista, autore teatrale, che è qui con noi questa sera, che ringrazio per aver seguito il nostro appuntamento. L'intervista a Luigi Ciaccarelli si chiudeva con questo sguardo, questa proiezione al 2019, che è il traguardo naturalmente, però quello che è emerso dagli interventi sul forum dell'Ecolab è: ce la facciamo, non ce la facciamo, insomma, che ci si riesca o no, non importa se ce la facciamo, ma il percorso è fondamentale, direttore. Il percorso fondamentale anche per tenere viva l'attenzione, addirittura per intensificare giustamente, no, nella marcia d'avvicinamento al traguardo, un'attenzione sempre maggiore da parte della città, perché il 2019 visto da un cittadino del 2013 evoca quella frase di Keynes: a medio termine saremo tutti morti, cioè non si può pretendere che nel 2013 il bergamasco medio, cioè, sia eccitato per qualcosa che avviene nel 2019, e qui è fondamentale l'istituzione, sono fondamentali le istituzioni. E quel trascinamento che di solito si chiede al cittadino e quindi ai mezzi di comunicazione che rappresentano la bergamaschità, questa volta deve essere assolutamente sotto la responsabilità delle istituzioni, perché il 2019 per la persona comune è là in fondo, ci sono problemi ben più concreti e ben più vicini, però è altrettanto vero che per chi organizza una candidatura di questo tipo il 2019 è già quasi oggi, perché bisogna partire adesso, bisogna avere le idee chiare, bisogna essere capaci di percorrere fino in fondo il cammino. Quindi direi che questo è il riassunto di ciò che dicono i nostri frequentatori del blog, e devo dire che sono assolutamente d'accordo. E in chiusura, con una veloce battuta, insomma, su questo che è solo per questo percorso, il percorso di questa sera, l'ultima voce, ma che naturalmente verrà dibattuto più volte, incontrato e speriamo diffuso anche nella consapevolezza della cittadinanza di Bergamo, non solo, questo traguardo, perché è fondamentale il percorso, dottoressa Rodeschini, oltre naturalmente al traguardo? Io credo che sia la prima volta, se non sbaglio, che sei istituzioni, sono regione, provincia, comune, diocesi e camera di commercio, si trovano a concordia a sostenere questa grande opportunità, quindi richiamo all'impegno istituzionale, in questo caso mi sembra che, e naturalmente l'università, mi scuso per essermela dimenticata, quindi direi che insomma delle forze assolutamente rilevanti sul nostro territorio sono tutte concentrate in questo. Il percorso in effetti è lungo, però io dico anche che c'è una prova generale che ci aspetta, che è qui, che anche il giornale ha dedicato, ho letto un articolo di su questo molto ficcante, cioè il 2015 con l'Expo è qui, certo. Ed è una specie di prova generale, oltre alle scadenze, al cammino che naturalmente la città si è data e dovrà naturalmente tenere un passo molto, molto stringente, però io credo che già il 2015 possa essere un primo momento di sintesi per capire come nel percorso la città riesce ad essere unita, presente, efficace, perché quello ci toccherà. La vicinanza con i 50 km da Milano e con l'aeroporto da cui passeranno questi milioni di visitatori ci toccherà. Ci tocca, bene. Maestro Bellotto.
Importantissimo. Questo obiettivo del 2019, beh, prima di tutto dal punto di vista, uno dei vostri, dei temi di questa serata, della consapevolezza, come dire, questa idea, questo progetto che è partito ha avuto l'effetto, come la favola appunto del re e nudo, no? Che fosse una città di altissimo profilo culturale, lo si sapeva, lo sanno le persone fra virgolette colte della città e non solo, ma non c'era assolutamente voglia né idea di lavorare attorno a questa cosa. Quindi la prima cosa importante è questa, riprendo le parole della dottoressa Rodeschini sul 2015. Banco di prova importantissimo anche perché, porto l'acqua al mio mulino, dei 5 grandi compositori dell'Ottocento italiano, quindi Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi e Puccini, l'unico lombardo, e l'Expo è a Milano, è Donizetti. Quindi ci auguriamo di essere veramente un motivo di attrattiva per i milioni di visitatori che da Milano verranno a sentire l'opera lombarda, l'opera italiana che può esprimere questo territorio. Dottor Facchinetti. Sì, nella storia delle capitali per la cultura si va da Atene a Tallinn, quindi credo che ci sia spazio anche per Bergamo, ma è anche evidente, diciamo, partendo da questa riflessione, che non stanno, cioè nel senso che ci saranno dei ragionamenti che vanno oltre le nostre capacità cognitive. Io penso che, d'accordo con quello che diceva Cristina e il collega vicino, è vero che nel 2015 però è una data vicina, è una data a portata di mano, e dico questo anche per far capire che esistono degli argomenti di unità che potrebbero mettere intorno al tavolo tutti, credo, quasi tutti, forse solo il collega di destra potrebbe risentirsi. Cioè, una volta individuato un grande tema che tocca l'identità del luogo storico-geografico, penso alla figura di Bartolomeo Colleoni, ma la butto lì, diciamo, perché è un argomento che potrebbe essere preso per tanti aspetti e potrebbe unire tutte le forze delle istituzioni culturali che operano sul territorio per, credo, fare qualcosa che è già lì a portata di mano. Cioè, il turista, ma anche la persona molto colta, non può fare a meno di andare a visitare la Cappella Colleoni, non può fare a meno di interrogarsi intorno a uno, insomma, dei grandi personaggi della storia locale. Insomma, individuare, come si diceva, un punto nodale che raggruppi, riassuma tutti gli altri, far convergere le forze, e questo dà più forza anche per la comunicazione. Professor Risen. Sì, credo che il punto cruciale in realtà sia soprattutto uno, cioè stiamo uscendo dalla fase industriale, tutto l'Occidente sta uscendo da questa fase, e a Bergamo il problema ovviamente è drammatico in quanto città industriale. Il futuro è la cultura e il turismo, ma non è quello che noi oggi chiamiamo cultura. Cioè, non è che aprendo 100 nuovi musei, e ahimè temo nemmeno coltivando il concetto limite con Leoni, arriveremo a un nuovo modello economico. La capitale della cultura ci aiuta a ragionare di cultura in modo nuovo, in cultura diffusa, industrie creative, per esempio, lavori legati alle nuove professioni culturali, e quindi e temo che di questo avremo abbastanza presto un bisogno disperato, e quindi è un acceleratore cruciale, cruciale in quella chiave. La cultura che ci salverà non è quella che noi oggi chiamiamo cultura, ci salverà la cultura, ma non abbiamo ancora capito quale esattamente, e questo è un percorso esplorativo interessante. E allora buon viaggio per questo percorso, un augurio che rivolgo naturalmente a tutti noi. Direttore, l'Ecolab continua durante tutta l'estate. Certo, l'Ecolab non va in ferie, questa è una brutta notizia per qualcuno, ma è una bella notizia per tutti noi. Non va in ferie perché rimane aperto come palcoscenico virtuale multimediale per tutti coloro che vorranno partecipare ai nostri blog per nel periodo estivo. Quindi ricordo i moduli passati: la città mobile, la città che cambia, la città verde, appunto la città bella. Il prossimo modulo autunnale sarà la città abitabile, e ne vedremo e ne sentiremo delle belle, perché per i bergamaschi ci sono 120.000 Bergamo abitabili in modo diverso, per cui sarà molto divertente e interessante andare poi a vedere il responso di tutto questo. Insomma, chi va in spiaggia e piove, chi va in montagna e non trova la Gazzetta o la copia dell'Eco di Bergamo, può collegarsi al nostro sito e partecipare all'Ecolab anche a Ferragosto.
e anche con il sole, lo si può fare tranquillamente, e questo è l'augurio che rivolgiamo a chi ci segue. Allora, buona estate naturalmente, seguiteci con l'Ecolab, noi ci rivediamo la prossima stagione nel mese di ottobre con una nuova serie di Bergamo in diretta. Grazie ancora, buon proseguimento di serata e buona estate.